La risiera di San Sabba, nata come stabilimento per la lavorazione del riso alla fine dell'Ottocento, è stato l'unico campo di concentramento munito di crematorio dell'attuale territorio italiano. Dagli stessi nazisti, qualificato come Polizeihaftlager, campo di detenzione di polizia, esso assolse a tre funzioni: eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti politici italiani, sloveni e croati e in minima parte anche di ebrei. Smistamento di deportati politici e razziali verso altri lager del Reich, in genere Dachau, Buchenwald e Mauthausen per i politici, Auschwitz e poi Bergen-Belsen per gli ebrei, sito di stoccaggio di beni razziati alle comunità ebraiche del litorale adriatico. Gli spazi che erano stati del lager vennero riutilizzati dal 1949 al 1965 come campo per rifugiati politici in fuga dai paesi ad est della Cortina di Ferro. Nel 1965 la risiera ottenne lo status di monumento nazionale. Negli anni successivi il luogo venne trasformato in base al progetto dell'architetto triestino Romano Boico e inaugurato nell'aspetto attuale nel 1975. Agli elementi architettonici preesistenti vennero aggiunti gli alti muri perimetrali in cemento armato. Il crematorio e la ciminiera distrutti dai nazisti in fuga vennero evocati rispettivamente con una piastra e una scultura, entrambe in metallo. Oggi può essere visitata la Sala delle Croci, nella quale gli arrestati per motivi razziali e politici attendevano di essere deportati in altri lager del Reich. Le microcelle, dove avveniva il tormento di partigiani italiani, sloveni e croati, molti dei quali destinati all'eliminazione. La sala delle commemorazioni, che ospita la statua dedicata ai martiri di Auschwitz, realizzata dallo scultore triestino Marcello Mascherini. Ogni anno la risiera di San Sabba viene visitata da circa 100.000 visitatori e vi si svolgono cerimonie, commemorazioni e attività didattiche e culturali, tra cui mostre temporanee.